inizia, quindi allora inizia l'avvocato Mascheroni, Pamela Mascheroni al nostro fianco da tanto tempo, e quindi ascoltiamo. Scusa. Io non sono capace, ok, ci siamo. Anche questa volta mi è stata chiesta di illustrare il contenuto del ricorso che è stato proposto con un altro avvocato, non l'ho proposto io, non l'ho firmato io il ricorso, sono avvocato, ma adesso sono presente soprattutto come cittadina di Paderno, membro del comitato e quindi come tutti voi, di illustrare il contenuto del ricorso, soprattutto in vista dell'appuntamento che abbiamo per il 7 di ottobre davanti al TAR di Milano, dove si terrà l'udienza per la discussione del nostro ricorso. Però prima di illustrare il contenuto dei motivi del nostro ricorso, che già per quelli che erano presenti abbiamo visto la scorsa volta, secondo me è opportuno fare un punto della situazione sulla storia giudiziaria del ricorso, quindi capire da dove ci eravamo lasciati l'altra volta, che cosa è successo e soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare il 7 di ottobre e ancora più importante l'8 di ottobre, l'8, il 9, il 10 vedremo. Ci siamo lasciati l'altra volta nell'aspettativa dell'udienza in cui si doveva discutere la domanda con cui noi chiedevamo al TAR di sospendere i provvedimenti che consentivano a GEDEF e a Serravalle di iniziare i lavori. Sappiamo tutti che cosa ha deciso il TAR. Il TAR non ha adottato un provvedimento che sospendesse i lavori, ma ha fissato appunto l'udienza del 7 di ottobre. Il TAR quindi che cosa ha fatto? Ha detto: per me non ci sono motivi di urgenza per sospendere, quello che possiamo pensare che il TAR abbia concluso, per me non ci sono motivi sufficienti per sospendere i provvedimenti che autorizzano Serravalle e Company a procedere nei lavori, però siccome probabilmente ha pensato il TAR il ricorso non è così infondato, fissa un'udienza abbastanza celermente e l'ha fissata appunto per il 7 di ottobre. Quindi dobbiamo andare al 7 di ottobre senza nessun tipo di aspettativa negativa e neanche favorevole. Dopo l'udienza dell'altra volta, in cui appunto è stata fissata l'udienza del 7 di ottobre, il TAR non ha più visto nessuna carta, però noi e anche le altre parti, il Ministero, Regione, Serravalle, abbiamo depositato ulteriori memorie che dopo vedremo nella parte in cui verificheremo e analizzeremo il contenuto del ricorso. Queste memorie sono state depositate appunto in vista dell'udienza del 7 ottobre. Quindi al 7 di ottobre il TAR si troverà a dover esaminare il nostro ricorso, le memorie, quindi gli atti che sono stati depositati dalle altre parti e a doverci ascoltare in udienza, perché all'udienza del 7 ottobre ci sarà una discussione, quindi il nostro avvocato discuterà e discuteranno le altre parti. Per le persone che saranno presenti all'udienza del 7 ottobre, dopo so che ci saranno indicazioni da parte di Mirko su come organizzare la delegazione che potrà presenziare al TAR. Sarà una discussione molto veloce, non perché la materia non meriti attenzione, ma perché purtroppo per come è strutturato il processo amministrativo, i minuti dedicati alla discussione da parte degli avvocati sono pochi, per cui per chi sarà presente non se ne abbia male, ma è così che purtroppo funziona la giustizia italiana. A seguito della discussione davanti al TAR, usciremo dall'udienza senza sapere che cosa il TAR ha deciso. Non è previsto che il TAR decida in udienza, quindi usciremo dall'udienza senza sapere se il ricorso è stato accolto o se il ricorso è stato rigettato. Per sapere che cosa il TAR ha deciso sul nostro discorso, dovremo aspettare che venga depositata la sentenza. Ci sono termini legali per il deposito della sentenza, che però non devono necessariamente essere rispettati dal Tribunale. Quindi è possibile che pervenga dopo 45 giorni, ma anche dopo un periodo più lungo. Nel frattempo demoliscono Paderno. Adesso stiamo verificando con il nostro legale la possibilità, ma soprattutto l'opportunità, di chiedere in sede di discussione che il Tribunale ci anticipi l'esito del giudizio. Cosa vuol dire? La sentenza è fatta da due parti
è strutturata in due parti, una parte in cui ci sono i motivi, quindi il TAR spiega perché assumerà una certa decisione, e una parte che invece è la decisione, quindi accoglie il ricorso o rigetta il ricorso. Si chiede al TAR appunto di anticipare se ha deciso di accettare il ricorso, di accogliere il ricorso o di rigettarlo, rinviando la spiegazione dei motivi. Se decidessimo, la valutazione finale è appunto quella dell'opportunità di chiedere l'anticipazione della decisione del dispositivo, si chiama dispositivo, a quel punto il TAR, se valutasse che la nostra domanda merita accoglimento, la domanda di ottenere il dispositivo, e quindi decidesse che possiamo avere il dispositivo, a quel punto potremmo conoscere l'esito del nostro ricorso, ma soltanto quello, sia accolto o no, è rigettato, entro 7 giorni. Per cui il 7 sapremo se quantomeno la decisione l'avremo nei successivi 7 giorni. Se il TAR decidesse di non volerci dare il dispositivo, dovremo aspettare la sentenza nei termini lunghi di cui abbiamo prima detto. Ovviamente se decidessimo di avanzare al TAR la richiesta di sapere prima cosa ha deciso nei 7 giorni di cui facevo, cioè la nostra valutazione principale, la nostra argomentazione forte sarà: dobbiamo saperlo ora, perché se lo sappiamo nei 7 giorni c'è la possibilità di evitare ulteriori disastri, evitare che compiano altre azioni irreversibili. Viceversa, se la decisione dovesse sapersi tra 2 mesi, 3 mesi, a quel punto non ci saranno più gli altri, che già non ci sono, probabilmente avranno iniziato i lavori, e a quel punto veramente la situazione sarà un punto di difficile recupero, di non ritorno, e tutto sarà seriamente compromesso, per cui sarà sempre più difficile recuperare e tentare di salvare quanto ancora possibile del territorio. Se il dispositivo avesse un dispositivo o arrivasse la sentenza di accoglimento e quindi il nostro ricorso fosse stato valutato positivamente, fosse stato accolto, a quel punto avremo una carta fortissima da giocare con Ministeri, Stella Valle, Pubbliche Amministrazioni, CLF, perché sospendano i lavori o quantomeno non continuino nelle opere devastanti. E questo è il momento anche di dirlo, riagganciandomi anche al coraggio che diceva Pino: nel caso in cui invece il dispositivo o la sentenza non fossero favorevoli, non avremo una strada chiusa davanti a noi, avremo una strada in salita. Non sarà finita, bisognerà continuare, si potrà fare l'appello, valuteremo come, quando, in che termini fare l'appello, ma non sarà finita. Per cui, se dovesse raggiungervi la notizia che il TAR non ci ha dato ragione, non abbassate la lotta, non abbassate l'attenzione, perché non finirà lì la vicenda giudiziaria di questo ricorso. Si potrà presentare appello, si potrà presentare appello, perché altri giudici, e questa volta dovremo andare a Roma al Consiglio di Stato, che è un organo superiore al Tribunale Amministrativo Regionale, ci dica la valutazione che compie sui nostri stessi motivi. È una valutazione che dovremo fare dopo, quando avremo letto la sentenza, però è soltanto per dirvi oggi: non finirà tutto con la sentenza del TAR. Io chiuderei qui, salvo poi le domande che ci dovranno essere sulla storia giudiziaria del ricorso, su cosa potrà succedere, su quello che potrà accadere con i provvedimenti, per passare invece proprio all'esame dei motivi di ricorso, soprattutto perché l'altra volta ne avevamo già esaminati i motivi di ricorso, però questa volta c'è un elemento da aggiungere. L'altra volta abbiamo detto cosa ne pensavamo noi delle irregolarità che avevamo rilevato nella procedura. Questa volta questa analisi può essere completata nel vedere cosa ne pensano gli altri dei nostri motivi di ricorso, quindi vedere se la Valle, il Ministero, la Regione, cosa hanno risposto alle nostre contestazioni e se le loro risposte hanno dissipato i nostri dubbi oppure, e vedremo che è così, li hanno lasciati aperti, e quindi le irregolarità ci sono e dobbiamo aspettare che sia TAR a pronunciarsi. Allora, inizio con l'esame dei motivi. Premetto, con l'ultima memoria che abbiamo depositato, e quindi il Tribunale dovrà esaminare, abbiamo messo in evidenza come primo elemento, perché nessun altro lo ha fatto, non l'ha fatto il Ministero, non l'ha fatto Serra Valle, non l'ha fatto Regione Lombardia, che se all'inizio l'opera era connessa a Expo, perché pensavano di poterla realizzare per Expo, a un certo punto, che si faceva riferimento prima,
Sembra che l'opera sia stata agganciata da Expo, che si è parlato di realizzabilità per il piano Expo, che è uscita la possibilità di realizzare un piano alternativo, il cosiddetto piano B. Lo abbiamo posto all'attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale, anche perché, poi magari l'assessore ne farà accenno, nel ricorso del Comune, il Tribunale Amministrativo Regionale ha utilizzato proprio l'elemento l'opera è per Expo per rigettare una sospensiva, e quindi si capisce come sia centrale l'argomento opera che deve essere realizzata per Expo nelle decisioni del TAR. Ma se l'opera, come sosteniamo noi e come ci è stato detto, non viene più realizzata per Expo, questo anello, questa concatenazione, questo pensiero vincolato a Expo deve saltare. Non c'è più la necessità di pensare l'opera in relazione a Expo. E quindi cade anche tutta l'impalcatura del procedimento di valutazione di impatto ambientale, che lo ricordiamo, si è conclusa dicendo: fatti salvi gli esiti di un tavolo tecnico che dovrà verificare le alternative possibili connesse al tempo Expo. Ma se l'Expo non c'è più, le alternative devono essere analizzate per quello che sono, non perché possono essere realizzate per Expo. E quindi questo argomento l'abbiamo posto all'attenzione del Tribunale, le altre parti non hanno detto nulla, si vedrà in udienza se viene fatto cenno a qualcosa, se quindi si saprà del piano B, che a un certo punto noi abbiamo inserito nel ricorso anche la piantina del piano B, proprio per dare l'evidenza che si stava lavorando a qualcosa di diverso, di cui le amministrazioni non facevano cenno. Vedremo se in udienza qualcosa di questo tavolo B in più ci viene detto, perché ad oggi non c'è nessun provvedimento formale, si sapeva, si accennava che sarebbe stato fatto, ma non hanno adottato nessun provvedimento. Fatta questa parentesi, i veri motivi di ricorso. Lamentavamo innanzitutto che nella valutazione di impatto ambientale si era omesso di valutare un progetto. Dicevamo, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento in cui devono essere analizzate tutte le alternative possibili rispetto al progetto che si vorrebbe realizzare. Noi dicevamo, se devono essere analizzate tutte le alternative possibili, una non è stata analizzata, quindi il procedimento è iniziato. L'alternativa a cui noi facevamo riferimento era il progetto interrato elaborato dalla società Pruiter, progetto elaborato nel 2010 su commissione della provincia e che, non si capisce il motivo, non è mai arrivato ai tavoli, all'esame, né tantomeno al Ministero dell'Ambiente, che appunto non lo ha valutato. Noi abbiamo sostenuto questo e in effetti tutti i documenti non ci danno ragione nel dire che questo progetto di Pruiter, progetto interrato di Pruiter, non è stato valutato. Si sono costituiti il Ministero, Regione, Serra Valle e non sono stati in grado di dire è vero, non è stato valutato, perché non lo potevano dire. Quello che hanno tentato di dire è che l'interramento è stato valutato. Peccato però che l'interramento a cui fanno riferimento le controparti, e nel termine controparte inserisco Ministero, Avvocatura di Regione, fanno riferimento a un progetto interrato diverso, chiamato, definito Alternativa dei Comuni, che è un progetto che è stato elaborato e che prevede sì l'interramento, ma un interramento diverso da quello di Pruiter, perché banalmente, mentre il progetto dei Comuni, l'alternativa... Grazie. L'alternativa dei Comuni prevede un interramento spezzettato, e poi se volete dettagli tecnici mi affido ai tecnici. L'interramento di Provincia prevede... Parlando così tanto. Grazie Pino. L'interramento proposto da Pruiter è l'interramento con un'unica galleria a tratto continuo che dà maggiori benefici rispetto all'interramento spezzettato, che è l'alternativa dei Comuni. Quindi, ciò detto, il nostro motivo di ricorso rimane in piedi allo stato. Nessuno ci ha smentito e i documenti non sono smentiti. Bisognerà vedere soltanto il TAR che cosa ne pensa e come valuta. Scusate. Mi lascia la voce proprio in questo momento. Mi puoi soffocare. Quindi il primo motivo rimane in piedi,
aspettiamo la valutazione del TAR perché il TAR ci dica se l'omessa valutazione del progetto di Proiter è in grado di viziare o meno tutta la procedura. Se così fosse dovrebbe essere riaperta la valutazione di impatto ambientale e quindi rianalizzato quel progetto. Altro motivo che noi abbiamo manifestato al TAR, abbiamo presentato avanti al TAR, è stata l'irregolarità della valutazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, perché è chiuso con un tavolo tecnico. Il tavolo tecnico è un organo, un collegio, che non è previsto da nessun tipo di legge, nessuna norma prevede la valutazione, si chiude con la costituzione di un tavolo tecnico che continua i lavori. È stato costituito un tavolo tecnico, non abbiamo capito se per analizzare veramente delle alternative, per portare avanti, per spostare il problema, per verificare quello che non interessava a nessuno. Quindi, anche questo profilo, nessuno ce l'ha chiarito perché è stato costituito questo tavolo tecnico e vedremo il TAR che cosa ci valuta. In questo senso, oltretutto, preciso che il tavolo tecnico non ha ancora chiuso i suoi lavori. Per cui tutti stanno procedendo, i lavori sono iniziati, ma il tavolo tecnico istituito dalla valutazione di impatto ambientale non ha ancora finito i lavori, quindi non si capisce come possano iniziare i lavori senza il provvedimento che chiude la procedura di valutazione di impatto ambientale. E anche di queste irregolarità vedremo il TAR, però non ci sono smentite. Un ulteriore profilo di ricorso riguardava, se ricordate, l'omessa valutazione l'omessa valutazione delle osservazioni presentate dal comitato, le osservazioni che noi abbiamo presentato al progetto di Serra Valle, le osservazioni in cui dicevamo questo progetto è peggiorativo rispetto al progetto di Proiter, se realizzasse il progetto di Proiter l'ambiente ne avrebbe dei miglioramenti, dei vantaggi. E qui è la sorpresa, nel senso che le nostre valutazioni sono state indirizzate al Ministero dell'Ambiente e avrebbero dovuto arrivare anche a Regioni, quindi sono due gli organi che avrebbero dovuto valutare le nostre osservazioni. Regione Lombardia, che avrebbe dovuto analizzarle e dare un parere tecnico al Ministero su cosa pensava delle nostre osservazioni. E il Ministero dell'Ambiente, che anche forte del parere di Regione Lombardia, avrebbe dovuto analizzarle. Nessuno dei due ha guardato le nostre osservazioni, né Regione né il Ministero. E non sono in grado neanche di giustificarlo, tentano di mistificare dicendo che le nostre osservazioni sono state comunque esaminate e fanno riferimento a un protocollo che non è il nostro, sono quelle del Comitato Novarese. Questo purtroppo la dice lunga sull'attenzione con cui ha lavorato Regione. Per cui su questo aspetto è certo che le nostre osservazioni non sono state valutate, lo conferma Regione, lo conferma il Ministero. A TAR resta soltanto il compito di valutare, di decidere se l'omessa valutazione delle nostre osservazioni è un vizio che pregiudica la regolarità, la correttezza di tutta la procedura e soprattutto quali sono le conseguenze di questa mancata osservazione. Dal nostro punto di vista, la mancata risposta alle nostre osservazioni è un vizio fondamentale e gravissimo, perché è stata così persa l'occasione di valutare il progetto di Proiter, perché noi, le nostre osservazioni erano proprio incentrate sulla bontà del progetto di Proiter, quindi non avendo risposta alle nostre osservazioni, non hanno risposto al perché non il progetto di Proiter. Quindi ad oggi noi ci troviamo con un progetto interrato, sicuramente ulteriormente migliorabile, che è costato soldi alla provincia di Milano, che è stato giudicato tecnicamente fattibile, che risale al 2010, quando ancora c'era tutto il tempo per realizzarlo per Expo e che nessuno ha voluto esaminare e nessuno ci dice perché non è stato esaminato. Quindi anche questo profilo apparentemente banale, perché hanno messo di valutare una delle tante osservazioni, ne hanno ricevute centinaia, decine, migliaia, no, esatto. Però
naturalità, però era una fondamentale. Non si diceva non voglio che tagliano gli alberi, si diceva esattamente il progetto di Pro-ITER migliora l'ambiente, il progetto di Pro-ITER con queste considerazioni, con queste osservazioni migliora il clima acustico, migliora l'inquinamento atmosferico. Non è stato valutato, quindi anche su questo possiamo confidare che il TAR si pronunci, come si pronuncerà lo vedremo, però non siamo stati smentiti, non ci sono argomentazioni che ci smentiscano allo Stato. Sono stati poi fatti due ulteriori motivi di ricorso, più tecnici, sulle irregolarità del procedimento che è stato adottato. Il primo riguarda la scelta di sottoporre il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale e non al procedimento di valutazione ambientale strategica. La valutazione che è stata fatta è la via, riguarda la valutazione ambientale di un singolo progetto. La valutazione ambientale strategica invece si impone quando non si sta guardando un progetto solo come incide sull'ambiente, ma si deve tener conto di quel progetto e di un piano di progetti che lo circondano, che nel nostro caso potrebbero essere: si realizzerà la Romonza, si realizzerà la metrotranvia, ci sarà l'implementazione dell'autostrada. Quindi c'è un programma di sviluppo più ampio, bisogna vedere l'incidenza sull'ambiente di tutte queste opere unitariamente, non della singola opera. Quindi avrebbe dovuto esserci una valutazione diversa dalla valutazione di impatto ambientale. Il fatto che non ci sia stato annullerebbe tutto quanto e quindi si dovrebbe ripartire. Qui ci sono valutazioni però giuridiche diverse, perché purtroppo nella legge ci sta l'incertezza, per cui alcuni sostengono che la valutazione avrebbe dovuto essere quella di impatto ambientale, altri di quella di la valutazione ambientale strategica. È interpretazione, l'interpretazione in questo caso ce la darà il TAR. L'ultimo motivo che abbiamo sviluppato è stata la spezzettatura della valutazione di impatto ambientale. Mi spiego. Sapete che l'intervento è realizzato su tre lotti. Il primo e il secondo lotto vanno insieme, il terzo lotto va separato perché sono diverse le concessionarie, le società che lo realizzeranno. La valutazione di impatto ambientale conseguentemente è stata fatta sul primo e sul secondo lotto insieme. È stata valutata l'impatto ambientale sul primo e sul secondo lotto. Un procedimento diverso e separato, che si è già concluso da tempo, molto prima del nostro, è stato fatto sul terzo lotto. Quindi non esiste una valutazione di impatto ambientale dell'intera opera, primo, secondo e terzo lotto, ma una per il primo e il secondo, una per il terzo. Abbiamo sostenuto che questo è stato un artificio, che avrebbe dovuto esserci invece una valutazione di impatto ambientale su tutti e tre i lotti, visto che l'opera è nata come un progetto unico di tre lotti, separato soltanto per le concessionarie e che è stata spezzettata soltanto per ragioni logistiche, per ragioni di opportunità, per non consentire gli scambi reciproci, perché noi cittadini di Paderno nulla abbiamo potuto dire sul terzo lotto, benché i territori siano pressoché confinanti. Anche da questo punto di vista però servirà l'interpretazione del TAR, per cui il Ministero, Regione e Serravalle hanno dato la loro ricostruzione sulle motivazioni per cui è stata separata la valutazione di impatto ambientale. Non posso dire, mentre con gli altri motivi potevo dire non siamo stati smentiti, qui c'è una diversa ricostruzione della normativa esistente, di una diversa interpretazione, e quindi vedremo il TAR che cosa deciderà. Questo è quanto il TAR si troverà a dover decidere. Io terminerei qui l'intervento, salvo richieste di domande, con un'unica però precisazione. So che al Comitato sono arrivate e continuano di giorno in giorno contestazioni sull'operato, contestazioni che affermano, non so neanche che termine utilizzare, che quello che si sta facendo è inutile perché si sarebbe dovuto fare prima, non si doveva fare questo, si doveva fare quell'altro. Io, leggendo e sentendomi raccontare di queste contestazioni, mi sento in obbligo nei confronti dei cittadini che hanno sempre sostenuto economicamente, moralmente, hanno sempre partecipato all'assemblea, di dirvi che dal punto di vista giuridico
e la politica la lascio fuori, dal punto di vista giuridico quello che si doveva fare è stato fatto. Come dicevamo l'altra volta, purtroppo un'azione giudiziaria non la potevamo fare prima perché non c'erano provvedimenti che potevano essere impugnati al TAR. Nel momento in cui c'è stato un provvedimento impugnabile, il Comitato si è impegnato ad impugnarlo e che quello fosse il momento corretto, ce lo testimonia anche il fatto che anche il Comune ha fatto ricorso nello stesso momento. Provvedimenti prima il Comitato non ne poteva impugnare. L'azione è stata fatta, non è stato lasciato nulla di intentato, non verrà lasciato nulla di intentato neanche in futuro. E il canale giudiziario non è l'unico che il Comitato sta abbracciando. E qui mi riferisco al fatto che il Comitato sta interessando anche i singoli personaggi delle procedure di impatto ambientale che sono intervenuti. Al tavolo tecnico un delegato del Ministero, geologo, di Gianfrancesco ha affermato che si riservava di rivedere il programma nel caso in cui il cronoprogramma non fosse stato rispettato e parliamo di gennaio 2014. Abbiamo scritto alle mail personali, abbiamo telefonato in ufficio al geologo di Gianfrancesco, delegato del Ministero dell'Ambiente, per dirgli, lei ha dichiarato che si riservava di rivedere il programma, di rivedere il progetto se il cronoprogramma non fosse stato rispettato. Le diciamo che il cronoprogramma non viene rispettato, che quotidianamente ci sono ritardi, per cui la sensibilizziamo a riprendere in mano l'argomento e a fare tutto quanto lei può fare, perché nell'esercizio delle sue funzioni deve sciogliere la riserva, deve prendere atto che il programma va rivisto, il progetto va rivisto, perché un cronoprogramma ormai è desueto, è superato, ogni giorno esiste un cronoprogramma diverso. Non abbiamo la risposta, lo sollecitiamo, però questa è la testimonianza che tutto quello che si può fare viene fatto e che le polemiche in questo momento, e mi riaggancio al discorso di prima, non portano a nulla.